Buongiorno Davide, oggi parliamo di alcune interessanti novità nel mondo di KDE, uno dei più amati ambienti desktop per Linux. Innanzitutto KDE ha aggiunto un sistema avanzato di tiling per KWin, che consente di creare layout personalizzati e altre funzionalità di tiling interessanti. Il tiling è una tecnica di gestione delle finestre che viene utilizzata per rendere più efficiente l'utilizzo dello spazio sullo schermo. Invece di sovrapporre le finestre, come avviene nella maggior parte dei sistemi operativi, il tiling le organizza in modo da riempire tutto lo spazio disponibile sullo schermo. E questo può essere particolarmente utile su schermi di grandi dimensioni, perché appunto permette di avere più finestre aperte contemporaneamente e affiancate e di accedere a tutte le informazioni di cui si ha bisogno senza dover passare continuamente da una finestra all'altra. Inoltre, il tiling offre un maggior controllo sulla disposizione delle finestre e sulla loro dimensione, il che può essere molto utile per sfruttare al meglio lo spazio disponibile su questi grandi schermi. Si prevedono ulteriori miglioramenti per questo nuovo sistema di tiling in futuro, ma almeno l'implementazione iniziale sarà disponibile in Plasma 5.27. Un altro cambiamento interessante: Dolphin, il gestore dei file di KDE, ora supporta la navigazione sui dispositivi iOS, utilizzando il protocollo nativo AFC, due punti, eccetera. Questo significa che gli utenti di KDE possono ora accedere ai file presenti su dispositivi Apple senza dover ricorrere a strumenti di terze parti. Inoltre, Console, il terminale di KDE, ha aggiunto un nuovo menu chiamato Key Hamburger Menu e ha spostato la barra delle schede in cima alla finestra invece che in fondo. Con Plasma 5.27 sarà possibile utilizzare il Global Shortcuts Portal per consentire agli applicativi sandboxed, come ad esempio Flatpak, di utilizzare il portal per offrire un'interfaccia utente standard per impostare e modificare i tasti di scelta rapida globali. Infine, KDE Plasma Mobile Gear, che è una raccolta di app per dispositivi mobile basati su KDE, adesso segue lo stesso calendario di rilascio delle app per desktop, come parte di uno sforzo per unificare le due piattaforme. In chiusura, Intel sta offrendo ai dipendenti in Irlanda la possibilità di prendere 3 mesi di ferie non retribuite come parte delle misure di riduzione dei costi. Questa mossa segue l'annuncio di Intel a ottobre che prevede di licenziare un numero non specificato di dipendenti in tutto il mondo e anche di abbandonare alcune linee di prodotto in risposta a un peggioramento della situazione economica. La mossa fa parte di una massiccia riduzione della spesa, con Intel che cerca di tagliare 3 miliardi l'anno a partire dal prossimo anno e tra 8 e 10 miliardi entro il 2025. Tuttavia, questo non impedirà al produttore di continuare a investire nella costruzione di nuovi impianti di produzione di chip, come confermato da Intel in settimana, quando l'azienda ha ribadito il suo impegno nei confronti delle espansioni produttive negli Stati Uniti e in Europa, che dovrebbero costare ovviamente miliardi di dollari. In una dichiarazione ufficiale inviata a The Register, Intel ha affermato di stare adottando misure per ridurre i costi e migliorare l'efficienza, proteggendo quindi gli investimenti necessari per una crescita a lungo termine. Nel recente rapporto sugli utili, Intel ha rivelato che nel trimestre conclusosi il 30 settembre il fatturato è diminuito del 20% su base annua a 15,3 miliardi, mentre l'utile netto è anche diminuito dell'85% a 1 miliardo. $1 million. Chiudiamo quindi con news belle e positive, ma nonostante la congiuntura economica, noi siamo sempre qui a fare questi buongiornissimi, quindi grazie per aver seguito anche questo e ci risentiamo alla prossima. Ciao!